Secondo me sono una persona molto fortunata perché sono nato forse nella città più bella al mondo. Sicuramente Ferrigno non è il più bravo in assoluto, ma siamo più conosciuti perché mio padre ha veramente capito quale fosse l'importanza di apparire in televisione. Lui nel 1992 pensò che fare la statuina di Antonio Di Pietro e di metterla sul presepe si rivelasse come oggetto civetta. Quelli che comprano adesso Cotageri, Freddie Mercury, lo Sfera Ebbasta, sono clienti di un diverso tipologia da quello tradizionale. E voilà, il cannellato pulcinello. Il 25 novembre, ahimè, data fatidica in cui abbiamo perso il più grande giocatore di tutti i tempi, il giorno dopo ti posso assicurare che la statuetta abbiamo dovuto chiudere le vendite online perché quindi Maradona prima e dopo. Ebbi l'occasione, il grande onore di conoscere a Diego Armando Maradona e a Diego gli raccontai la storia della vera pizza napoletana e adesso la racconto anche a voi. Voi lo sapete che noi abbiamo le focacce del 79 d.C. Quella notte, con l'eruzione, i fornai pompeani scapparono via e lasciarono le focacce all'interno del forno. L'archeologo Gaetano Fiorelli, verso la metà dell'Ottocento, tirò fuori da questo forno delle focacce che sono dei nostri giorni. Su quella focaccia, i pizzaioli napoletani hanno posto le gemme del Vesuvio, il pomodoro del Pienolo, la mozzarella, il basilico, l'olio d'oliva extravergine e si è creata sta magia.